Ben ritrovati su Teletrading, io sono Stefano Pisano del sito trendy.biz. Aggiorniamo la posizione sul titolo Banca Popolare di Milano, che come potete vedere da questo grafico end of day, quindi grafico a chiusura della giornata, è arrivato a obiettivo area 13. Se vi ricordate, avevamo segnalato questo titolo alla rottura dell'area 12.2. Il titolo è proprio arrivato in questo obiettivo area 13 che avevamo segnalato. Quindi adesso cosa fare? Diciamo questa è una resistenza piuttosto importante. Come potete vedere, il mercato nelle sedute precedenti si era proprio arrestato in quest'area dopo aver toccato i massimi. E quindi per chi fosse entrato in posizione long può, diciamo, scegliere di chiudere la posizione o quantomeno di mettere uno stop a profitto qualora il mercato dovesse rigirarsi. Quindi cosa significa? Se il mercato dovesse rigirarsi e quindi anche il titolo, chiudete in ogni caso in profitto, quindi il profitto lo deciderete voi in base alla propria propensione al rischio. E in ogni caso il consiglio che vi do però tentate di far correre il titolo il più possibile, perché come ci segnalano le proiezioni per le prossime sedute, il titolo dovrebbe proseguire con la forza. Quindi diciamo lo scenario probabilistico dà una possibilità di mantenimento di questa forza del titolo. Quindi non è detto che il titolo si arresti in quest'area 13, ma in ogni caso la prudenza non è mai troppa e quindi salvaguardatevi, imponete in macchina uno stop a profitto qualora il titolo dovesse bruscamente rigirarsi, voi chiuderete in ogni caso la posizione in guadagno. Qualora dovesse rompere l'area 13, gli obiettivi rimangono chiaramente quelli segnalati la volta scorsa, quindi l'area 13,5 è il secondo obiettivo. E poi c'è il massimo di inizio anno in area 14. Se siete interessati appunto ad analisi sull'azionario, potete consultare il nostro sito trendy.biz, in cui potete trovare appunto nella rubrica Trading Azioni analisi non solo sugli indici ma anche sui singoli titoli, con analisi tecnica classica, con supporti e resistenze e anche proiezioni, con chiaramente, oltre alle proiezioni, i livelli di ingresso e di uscita di stop loss sui singoli titoli e sui mercati. Vi invito, se avete particolari titoli da analizzare, a mandarci una mail e compatibilmente con le richieste che riceveremo, cercheremo appunto di accontentare tutti e di fare delle analisi sui titoli da voi richiesti. Quindi vi invito a mandarci delle mail con delle richieste o anche con dei suggerimenti sul servizio. Grazie e arrivederci.